Tu hai fresti libero il furgone o fuori? No, perché dobbiamo andare a recuperare un banco bar. Aspetta. Sono Stefano, sono organizzatore di Utopia. È una serata di musica elettronica nata e cresciuta a Bergamo. Il nostro format arriva da una scuola di musica elettronica berlinese. Mi sta chiamando? Dimmi Mirko. Sono Nicola, sono presidente dell'associazione Open Space ormai da circa 8 anni. Utopia, in collaborazione con l'associazione Open Space, ha voluto organizzare 3 giorni di festa sotto il viadotto di Boccaleone per tenere viva quell'area degradata che è stata recuperata da ormai una decina d'anni. Nel 2014 c'erano circa un 200 senza tetto che dormivano lì sotto, c'erano molti spacciatori e il fatto che ci fossero degli edifici dismessi nell'intorno agevolava questo degrado. Il nostro obiettivo è stato appunto quello di organizzare questa manifestazione negli anni a seguire altre manifestazioni di più giorni, in modo tale da far capire che anche un luogo simile all'interno di un tessuto urbano può avere delle potenzialità. Andrea Vaccaro e sono un DJ di Utopia. Questo mini festival praticamente di 3 giorni. Il primo giorno, il venerdì, suoneranno dei nostri amici, sempre di DJ bergamaschi. La seconda giornata, che è quella di sabato, suoniamo noi resident di Utopia, quindi io e gli altri ragazzi che compongono il team. Concluderemo la serata praticamente domenica con Canta Indie, che sono sempre dei ragazzi qua di Bergamo, delle Donè, che ci hanno un po' lanciato quest'estate, ci hanno dato la possibilità di crescere e di fare parecchie serate quest'estate con loro. Andando a realizzare delle opere d'arte grazie alla collaborazione con altre associazioni, cooperative, molti artisti, siamo riusciti a creare un ambiente unico nel suo genere all'interno della città di Bergamo. Il fatto di aver vissuto sulla propria pelle la rivalutazione di uno spazio arricchisce notevolmente il nostro spirito, nel senso ci dà forza per creare una situazione replicabile in altre città italiane. Quello che abbiamo fatto noi sotto il viadotto a Bergamo è una cosa che all'estero è all'ordine del giorno e sarebbe bello che anche in Italia queste iniziative che danno un valore aggiunto alle nostre situazioni urbane, alle nostre città, sia visto appunto come un'opportunità e non come un problema. Siamo un gruppo di tante persone che sono unite tutte per la musica, per l'organizzazione. Diciamo che abbiamo organizzato molte serate senza, tra virgolette, guadagnare, perché ci piace creare la situazione, divertirci tutti insieme, e diciamo che la descrizione migliore di Utopia è proprio una grande famiglia. Diciamo, obiettivo congiunto tra Open Space e Utopia e anche altre associazioni sarebbe quello di fare un festival diffuso all'interno della città, andando a toccare diversi spazi. Siamo tutti volontari, nel senso che ognuno ha il suo impiego e facciamo questo perché ci crediamo
il nostro intento è appunto non fermarci qua, ma andare avanti. La chiave di Utopia, quello che siamo, sono tutti questi ragazzi che con la passione, con il cuore, rendono possibile tutto quello che facciamo, perché alla fine non siamo stipendiati e lo facciamo con passione e cuore.